Vediamo come fare la ricerca coi subjects del Thesaurus. Dalla maschera di ricerca avanzata possiamo interrogare direttamente il Thesaurus per individuare il soggetto più adatto alla ricerca che stiamo facendo. Quando un articolo viene catalogato, gli esperti gli attribuiscono i descrittori, subjects, i termini controllati che ne descrivono il contenuto. Fare la ricerca attraverso il Thesaurus è utile per trovare articoli pertinenti. La ricerca base, infatti, per quanto veloce e di facile utilizzo, restituisce anche articoli poco pertinenti. Cerchiamo il disturbo post-traumatico come conseguenza dell'aver avuto un tumore da bambini. Cerchiamo il primo concetto. Quindi entriamo nel Thesaurus e scriviamo cancer. Invio. Troviamo il descrittore cancer. Lo selezioniamo facendo una spunta. Prima di aggiungere il secondo concetto, che sarebbe children, cambiamo l'operatore booleano. Di default, infatti, esce lore. Noi mettiamo invece and, perché vogliamo che i concetti siano presenti contemporaneamente. Cancelliamo il primo descrittore e scriviamo il secondo, che era children. Troviamo il descrittore children. Quindi lo selezioniamo, rimettiamo l'operatore AND e lanciamo la ricerca. Vediamo che i descrittori sono stati inseriti nel campo di ricerca e tra di loro è stato già messo anche l'operatore AND che avevamo scelto. A questo punto, per lanciare la ricerca, basta cliccare su Search. Abbiamo trovato 68 risultati. Come vedete, escono meno risultati della ricerca base, ma più pertinenti.